Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dal Vismara di Milano, per il terzo incrocio di questa stagione tra Milan e Inter. Cutia tocca per Borghetti, che calcia in porta, palla deviata, al colpo di testa di Polli, palla centrale, gestisce comoda Giuliani, ma Inter che si fa vedere là davanti. Si muove Tabita, la palla è proprio per lei, lascia scorrere, si butta nello spazio, può prendersi il fondo Jawinga, elude Bergamaschi, il tocco dietro per Polli che calcia in porta. Palla alta sopra la traversa, bellissima questa azione di rimessa dell'Inter. Parte Dubkova, un cross in mezzo, attenzione alla testa di Grimshaw, che sceglie bene il tempo di inserimento e porta in vantaggio il Milan. Bergamaschi, la battuta dentro, esce Piazza, palla che rimane lì, calcia in porta Adami. Parte poi Cargioni, è morbido a cercare la testa di Van der Gracht, in due tempi Giuliani, sempre molto pericolosa Stefanie Van der Gracht. Alborghetti, la palla dentro, la testa ad allontanare, qui calcia in porta Santi. E qui c'era un tocco piuttosto evidente col braccio, ha giudicato fortuito l'arbitro. Cargioni centralmente, buono questo movimento di Tabita dentro la rigore, ancora Tabita, si prende il fondo, la mette dietro per Polli e arriva il pareggio dell'Inter con Elisa Polli. Grande azione nerazzurra. L'asse Jawinga Polli non perdona e allora con merito l'Inter trova il pareggio. Intelligente il cambio di gioco di Gutià per Tabita, che la mette giù su Bergamaschi, saltata netta, il tocco dentro per Polli, gioco di comunque di Polli, calcia in porta, grande risposta di Giuliani. Ancora una volta devastante l'asse Jawinga Polli. Subito a Borghetti, al cross della parte opposta, la testa di Marinelli, palla allontanata, con un braccio piuttosto evidente l'intervento. Il cross di prima intenzione, prova a metterla giù Piemonte, tiene palla, calcia in porta e trova l'incrocio dei pali. La palla dentro per Tomà, che parte in posizione regolare dentro l'area di rigore. Tomà aspetta la palla per Piemonte, il tocco su Vigilucci, attenzione che calcia in porta. Arriva il terzo gol del Milan. Miyashi ha un po' di spazio, Mana può andare al cross, non si fida, torna indietro da Merlo che calcia direttamente in porta. Sta cartoccia Giuliani, gli fa su il pallone, fischio finale dell'arbitro che arriva adesso. Vince 3-1 il Milan questo derby.